Buongiorno a tutti, buongiorno, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12:31 in questo istante. Buon martedì, buon Halloween, buon anticipo di vacanza. Domani molti di voi saranno a casa, infatti domani non andremo in onda con Good Morning Milano, ma i nostri giornali comunque ci saranno anche domani. È martedì e come tutti i martedì parliamo di periferie. Lo facciamo in compagnia del nostro graditissimo ospite Walter Cherubini della Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Eccoci qui un altro martedì, quindi a parlare di periferie, dicevo. E oggi partiamo il nostro giro periferico da una periferia davvero periferia, nel senso che è uno di quei luoghi che sono davvero lontani dalla città e ahimè troppo spesso poi vengono appunto dimenticati. Parliamo di Pontelambro, che è un piccolo pezzo di città al di là della tangenziale. Milano ha pochi pezzi al di là, Piccolissimo. ha pochi pezzi al di là della tangenziale Milano, ne ha Sì, alcuni, e casualmente hanno in comune tutto il fatto di essere un po' cioè dimenticati, Mugello, Muggiano, infatti. Pontelambro, sì. E hanno un po' questa caratteristica di essere un po' dimenticati, però in realtà non sono stati dimenticati sempre, nel senso che sono momenti in cui si è fatto un piano vero e proprio per questo tipo di quartieri, ed era quello che poi rientrava nei contratti di quartiere, appunto. 17 Ma anni fa però partiva tutto. direi ancora prima per certi aspetti, nel senso che la vicenda di Pontelambro parte ancora con l'amministrazione Albertini e con l'allora assessore alle periferie Del Debbio e con Renzo Piano, e quindi concentrano su un quartiere parecchio problematico l'attenzione. E quindi da lì si avvia un percorso. Oggi questo tipo di percorso, dopo diciamo 17 Sì. anni, Pontelambro poi è entrato anche in uno dei contratti di quartiere con anche un investimento previsto di 31 milioni di euro, quindi non una cifra di secondo momento. E però ci ritroviamo, ed è notizia di questi giorni, dopo 17 anni con Renzo Piano, che dice che per concludere questa vicenda e quindi per portare dentro tutta una serie di integrazioni sociali, di mix sociale, per dare una stabilità a questo quartiere, che appunto, come tutti i quartieri popolari, non possono avere l'addensamento delle situazioni di criticità, perché questo porta a un tessuto debole che poi si presta a tutto quello che ben conosciamo. Mancano 2,5 milioni. Anche Gentiloni, il Presidente del Consiglio, è intervenuto dicendo che questo progetto deve diventare un modello, una sperimentazione da incoraggiare. Al di là del motivo per cui abbia detto questa frase, che può essere una frase effetto, però francamente, dopo 17 anni, parlare di sperimentazione, esempio da incoraggiare, ci sembra Un po' che, è strano, vero che insomma. adesso c'è un dibattito sulla lentezza, su cose di questo genere, però noi non dobbiamo così confondere quello che sono le cose fatte in fretta, no? Da quelle che invece sono le urgenze. Allora il tema, semmai, più che una sperimentazione da prendere a modello per certi aspetti, bisognerebbe vedere che cosa è accaduto in questi 17 anni, non solamente per questo quartiere, peraltro. Perché qui si sono intersecate tutta una serie di vicende burocratiche, dai Infatti. fallimenti delle imprese che avevano vinto gli appalti e quant'altro, che se rimangono i medesimi meccanismi che hanno allungato questa vicenda a 17 anni, è chiaro che noi oggi ci ritroviamo con un piano cosiddetto periferie, che interessa tutta una serie di quartieri popolari ancora, e con un investimento di quasi 300 milioni di euro sulla struttura. E se però rimangono i regolamenti che hanno portato tutte queste lungaggini, e quindi alla fine possiamo pure dire che è un esempio negativo questo, non è un esempio da proporre. Diciamo che l'idea è positiva, ma poi l'applicazione, come sempre, va poi a scontrarsi con uffici, Cioè, burocrazie, leggi. è il tema dei processi amministrativi e i processi sociali. Ecco, quindi Ma guarda, una cosa, tu che prestare appunto di attenzione. periferie, insomma, ormai ne mangi ogni giorno.
sentire per l'ennesima volta, allora, dopo 17 anni, parlare di sperimentazione del contratto di quartiere. Nel frattempo ci sono stati almeno uno o due piani periferie, e poi ci sono i bandi periferie, e poi c'è le varie fondazioni che cercano di aiutare le periferie. Cioè, qui sembra che tutti vogliono fare, ma poi in realtà poi non si muove mai nulla. Come mai, Walter? Beh, diciamo che allora, innanzitutto ci sono realtà che parlano di periferie, ma ormai da lustri. Io ho in mente sicuramente il presidente di Fondazione Cariplo Guzzetti, piuttosto che il presidente di Confcommercio Sangalli, che il tema, dal loro punto di vista naturalmente, l'hanno posto in tempi, diciamo così, non sospetti. Oggi come oggi le periferie rischiano di diventare un orpello, nel senso che ognuno quando fa qualcosa ci mette anche periferie, per cui tutto viaggia dal centro alla periferia, le periferie sono comprese, ma appunto bisogna poi capire che cosa sono queste benedette periferie e soprattutto qual è il metodo per approcciarlo, perché tutte queste iniziative che hanno interessato situazioni periferiche abbiamo visto che purtroppo il bilancio è negativo in termini di costi sociali innanzitutto e poi anche costi economici. Allora dobbiamo un attimino chiarire questa cosa. Allora, uno dei temi che abbiamo sempre posto noi è quello di situazioni complesse hanno bisogno anche di essere affrontate in maniera unitaria, però da realtà complesse. Allora, in zona 4, per esempio, stesso municipio di Portelamo, il municipio ha posto un'altra attenzione che è esattamente sulle case bianche di via Salomone. Okay. Le case bianche di via Salomone, anche lì una situazione molto consolidata di degrado. Stata la visita del Papa. Sembra tutto risolto, infatti, sembra tutto risolto. Arriva il Papa, fa la grazia e tutto si risolve. No, diciamo che però sono rientrati nel focus dell'attenzione. Ah, bene. E quindi crediamo che il Municipio 4 abbia assunto un'iniziativa abbastanza interessante, perché ha cercato di mettere intorno a un tavolo tutti gli enti che dovrebbero poi interessarsi di queste cose, ma normalmente lo fanno in maniera un po' sparpagliata, e quindi dall'Alera al Comune all'associazionismo che ci muove, in maniera tale da fare fronte comune per gestire questo tipo di situazione. Ecco, l'ipotesi che hanno anche avanzato è quella di dire: ma cerchiamo di impostarla anche da altre realtà. Ma qui abbiamo immediatamente la casistica di Via Padova. Via Padova, quando ormai un lustro è passato, ormai quasi due lustri fa, ci fu un episodio con anche una persona rimasta uccisa, e allora ci fu un addensamento anche lì di attenzione. Anche l'amministrazione comunale disse: facciamo un gruppo di lavoro con tutte quante le i vari settori del comune che potessero essere interessati. Noi dicemmo allora, anche facendo un incontro specifico con il comitato di zona 2, bene, cerchiamo di estendere questo tipo di impostazione anche alle altre zone, in maniera tale che non si ricorrano sempre le emergenze, ma ci sia una programmazione strutturale, una modalità con cui affrontare le situazioni che poi mano a mano ci si trova lungo il campo. Ecco, non venne fatto per via Padova e nemmeno per le altre situazioni. Qui c'è questo tipo di anche contraddittorietà, e cioè il regolamento dei nuovi municipi. Infatti, cosa interessante, adesso capire che il municipio ha fatto qualcosa in realtà che esula dalle proprie competenze per certi aspetti, assurdo. Perché il tema del demanio non è di sua competenza delle case popolari. Qui stiamo parlando di case popolari del comune, mentre queste sono ALE. Però dovrebbe essere, dal punto di vista teorico, una cosa di cui il comune, anzi il municipio 4 non si interessa. Invece, ovviamente abbiamo visto, non è così, perché invece, socialmente, ecco, invece abbiamo visto le esperienze passate dei consigli di zona, dove i presidenti e non solo si sono dati da fare su questo tema, purtroppo non avendo la competenza che nel regolamento del 1977 in qualche maniera era prevista, ma poi i successivi regolamenti del 97, peraltro sempre rimasti lettera morta, ma anche questo del 2016, il nuovo dei municipi, proprio non prevede alcun intervento. Qui crediamo che ci sia da prendere atto positivamente di questo invece voler essere protagonisti, attenti,
E noi diciamo sempre che ci vuole qualcuno che colleghi le varie situazioni che ci sono sul territorio, e dal punto di vista amministrativo chi può farlo sono veramente i municipi, che però rimangono in una situazione di limbo, e anche adesso, ormai a quasi un anno e mezzo da inizio legislatura, c'è una sorta di limbo dove ma vedremo che cosa ci daranno, che cosa non ci daranno. Qui la struttura amministrativa di una piccola metropoli, pur piccola come Milano, però rischia di avere un grande cervello e però di avere i piedi d'argilla. Allora, crediamo che sia da sostenere questo tipo di impostazione e, organizzativamente parlando, di cominciare a parlarne e metterlo a tema della discussione. Ecco, da questo punto di vista, non in fretta facendo male, ma con urgenza, ma dandoci molto, dei molto, tempi. Molto infatti interessante questa operazione del Municipio 4, che dice: sulla carta non mi competerebbe, ma ovviamente è territorio mio, ricaduta sociale sul mio territorio, sono miei cittadini che abitano queste zone, è un modo mettiamoci intorno e parliamo. È un modo di interpretare il ruolo, infatti, e secondo noi positivo da sostenere, da estendere. 4, l'intenzione è sicuramente buona, e non solo intenzione, perché sembra che le cose possano andare avanti con tutti gli attori interessati. Come sappiamo, appunto, le periferie poi sono in realtà dei luoghi splendidi che danno residenza a tantissime esperienze, le più varie. Abbiamo visto di questi periodi, abbiamo parlato di dopo scuola, abbiamo parlato di tantissime attività culturali, abbiamo parlato dei teatri, abbiamo parlato dei cori. E proprio sui teatri, Walter, tu oggi volevi portarci all'attenzione di una piccola situazione, cioè di come funziona, diciamo, la gestione un po' a Teatro La Scala oppure di un teatro di periferia, no? Diciamo, mettiamolo in contrapposizione. Ma allora partiamo da A Scuola di Periferia, okay, che è questa iniziativa che come Consulta Periferie Milano stiamo avviando, e quindi ci sono già stati una serie di incontri che hanno approfondito i temi proprio dell'utilizzo delle risorse della città, e quindi anche del, tra virgolette, confronto e anche un po' scontro con quello che è l'assetto burocratico. Abbiamo parlato recentemente di utilizzare gli spazi, in particolare in una sede, chiamiamo così, scolastica di Villa Scheibler a Quarto Giaro, ma poi abbiamo parlato anche di comunicazione, di affissione, perché quello che le realtà sociali e magari culturali vengono sollecitate a fare, in particolare in questo momento dall'amministrazione comunale, poi devono avere anche la possibilità di essere comunicate. Ma nel mare magnum dell'informazione, che veramente è tantissima, però anche in una società, in una città complessa come Milano, io, se non posso o ho difficoltà a comunicarlo ai possibili utenti, i cittadini, i residenti, poi come al solito va a finire che partecipano alle iniziative dei piccoli circoli di nicchia. La stragrande maggioranza, per non dire addirittura la totalità, dei residenti del quartiere, al di là del loro interesse, però non sono nemmeno in grado di sapere che c'è un'iniziativa. Okay. Questo un po' magari per disinteresse anche dei residenti, però nello stesso tempo, rendendoci conto di come stanno le cose, chi ha maggior senno lo utilizzi, e quindi troviamo delle forme di comunicazione. E allora abbiamo chiesto che, senza spendere soldi, quindi senza nessun costo aggiuntivo, ma a chi fa iniziativa in maniera regolamentata sia consentito di affiggere direttamente le proprie comunicazioni, okay, dove? Uno, sulle bacheche comunali che oggi sono già esistenti. Ci sono 4 spazi, uno può essere adibito a questo tipo di possibilità di comunicazione. Due, i mercati comunali coperti. Uh-huh. I mercati comunali coperti, pensare che ci possa essere una parete di 3 metri per 2, dove anche il municipio possa affiggere le proprie comunicazioni, in maniera tale che chi normalmente frequenta il mercato o altri spazi che poi diremo, possa leggere: oh, il municipio sta facendo questo. Perché anche adesso i municipi sono degli emeriti sconosciuti, come prima lo erano i consigli di zona, e quindi ecco, un ente che appunto può assumere anche delle iniziative significative sul territorio sostanzialmente è sconosciuto dal territorio, perché purtroppo questi qui sono un po' i dati e i riscontri che abbiamo documentato anche facendo delle indagini statistiche, dove pochissima gente, e anche chi diceva
Sì, conosco il Poi alla consiglio di fine. zona. Allora, vabbè, dimmi un'iniziativa che ha fatto, nessuno sapeva E alla niente. No, fine ecco questo per dire rimane qual è il sempre livello della municipi questi comunicazione. sconosciuti. Due, i mezzanini delle Sì. metropolitane. I mezzanini delle metropolitane sono dei luoghi di passaggio e di informazione significativa. Qui, se ci fosse una pezzo di parete 2 metri per 3 dove ciascuno può in maniera regolamentata affiggere le proprie informazioni, il cittadino passa, si soffferma, vede quello che accade sotto casa e quindi può anche utilizzarlo. In questo senso ci permettiamo di dire anche un'altra cosa, anche ATM potrebbe senza costi aggiuntivi da parte sua, ma offrire un servizio di più Ai a noi clienti, residenti e infatti. utilizzatori dell'ATM, perché per esempio su un Free Press Metro ha normalmente una pagina a disposizione per fare le proprie comunicazioni di servizio. Adesso sta anche dedicando una mezza pagina di queste per un'iniziativa, diciamo, racconta il tuo viaggio, quindi non propriamente di servizio, ma anche di approccio culturale. Allora, Consulta Periferie Milano anche in questo mese di ottobre ha diffuso e divulgato un elenco di oltre 170 iniziative a titolo gratuito che si svolgono nei quartieri periferici, Solo il mese di ottobre. solo nel mese di ottobre, ma per difetto, nel senso che noi Sì, le ho riusciamo a arrivate tutte. recuperare tramite segnalazioni e anche le nostre informazioni più dirette 170 iniziative, ma sono una quota parte di ciò che avviene nei quartieri. Allora, se ATM decidesse, quando non ci sono informazioni particolari di servizio da dare ai viaggiatori, di dedicare una pagina, mezza pagina, proprio mettendo questo tipo di box che potremmo fornire noi, e quindi potrebbe essere una possibilità di informazione ulteriore, senza costi aggiuntivi, ripetiamo, utilizzando uno strumento che è già in essere, e il contenuto, se può andare bene, possiamo Può già tranquillamente arrivare, non c'è possiamo neanche darlo costo noi, per fare il quindi non contenuto. ci sono problemi. Ecco, questo qui è il quadro. In una situazione, allora, anche qui non facciamo le cose di fretta, però se vogliamo che le iniziative che vengono promosse siano conosciute, e anche gli investimenti che il comune fa con anche il bando alle periferie, perché poi vengono fatte le iniziative, ma se non Non si ci riesce a sono sta nulla, comunicarle. infatti, infatti. Appunto, a scuola di periferia avete toccato questo importante tema delle affissioni e anche degli spazi che si possono avere, giusto? Certamente gli spazi, e qui fra una trentina di giorni, tenuto conto, ecco, che a scuole di periferie, dove tutti hanno da imparare, ma possono anche insegnare, Insegnare. i livelli coinvolti sono questi, cioè il livello comunale, amministrativo comunale, in particolare con la presenza dei presidenti delle commissioni, del tema che viene approfondito. Dopodiché ci sono i rappresentanti del municipio a seconda della sede dove si trova la scuola, per cui nel momento in cui abbiamo fatto un'iniziativa in zona 9 c'erano i rappresentanti del municipio 9, in particolare al centro culturale della cooperativa Aniguarda, oppure quando l'abbiamo fatto in zona 8, in particolare a Quartogiaro Vialba in Villa Scheibler, c'erano i rappresentanti del municipio 8. Ecco, in più ci sono tutte le realtà associative di diversa natura che ben conoscono quella che è la realtà con la quale si trovano a scontrarsi ogni giorno e quindi possono nell'individuazione delle soluzioni possono proprio anche rappresentare quella che è la realtà dei fatti su cui ci si scontra, che molto spesso è immaginata anche da chi amministra la città, ma non concretamente affrontata. Allora, mettendo insieme chi dovrebbe risolvere i problemi e chi li ha, si possono trovare delle soluzioni adeguate di miglior funzionamento della macchina amministrativa, dove la burocrazia, questo termine un pochettino strano, viene sempre denunciata come quella che blocca tutto.
Ma la burocrazia segue anche determinate regole e quindi determinate regole possono essere tranquillamente cambiate. Infatti sul cambiare le regole, insomma, è uno dei temi che spesso diciamo, cioè non è bisogna deregolamentizzare oppure dire non c'è più regole, anzi le regole servono, forse bisogna ogni tanto rivederle perché insomma ogni tanto sono più d'impiccio oppure sono vecchie oppure fanno fatica a portare sono, il risultato. Perché sono costruite su realtà di altri tempi, no? Noi pensiamo alla vicenda dei teatri, ne parlavamo prima, i teatri, il massimo teatro per eccellenza di Milano è il Teatro della Scala, sì. E su questo non ci sono dubbi. Peraltro il Teatro alla Scala, per certi aspetti, qualcuno l'ha definito un po' il teatro del centro storico, perché se noi guardiamo la conformazione di Milano, la Scala, Milano si è ingrandita ai livelli attuali ben dopo che ci fosse il Teatro alla Scala, che era il teatro del centro. Ma nello stesso tempo la realtà dei teatri, che abbiamo avuto anche modo di ospitare nelle trasmissioni di Milano All News, si è arricchita e allargata. Adesso l'ultima delle notizie riguardanti i teatri è quella che riguarda il Teatro Caboto, che non è propriamente un teatro periferico, ma diciamo sulla cerchia. Anche abbastanza conosciuto. Però prima di arrivare al Teatro Caboto, mi piacerebbe, tu hai dei dati sul Teatro La Scala, perché poi ci servono quando poi appunto affronteremo il discorso del Teatro Caboto. Allora, se vogliamo affrontare i termini culturali di Milano, sì, è giusto anche conoscere quelle che sono le situazioni, diciamo così, le risorse che vengono investite. Allora, il Teatro alla Scala ha un bilancio di circa 120 milioni di euro l'anno, dove di questi 120 milioni di euro l'anno diciamo che un terzo sono erogazioni pubbliche, in particolare dello Stato 30 milioni circa, dalla Regione 4 milioni quasi, dal Comune 6 milioni, anche la Camera di Commercio interviene con circa 3 milioni, poi diciamo c'è una realtà istituzionale che possiamo dire per noi milanesi e lombardi, la vecchia Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, oggi tramite la Fondazione Cariplo, che è un ente di erogazione, un ente, una volta c'era proprio una commissione di beneficenza, oggi parliamo di filantropismo, dove Fondazione Cariplo anche nel 2016 ha erogato in Lombardia e territori collegati del Piemonte circa 178 milioni di euro, anche se sostanzialmente nessuno lo sa. No, però le cifre sono queste qua, sì, e sono cifre enormi. Allora, anche Fondazione Cariplo dà un sostegno significativo con circa 6 milioni di euro l'anno al teatro alla Scala. Se prendiamo il Comune di Milano, qual è il bilancio della cultura del Comune di Milano? Ormai da parecchi, forse un paio di lustri almeno, si è consolidato attorno a 80 milioni di euro. Allora, la Scala da sola fa 120 milioni. La cultura del Comune di Milano, di cui 80. Anche un pochettino dà alla Scala, anche se in maniera limitata, beh, 6 milioni, in questo comunque. Caso 6 milioni, 6 milioni e mezzo vanno alla Scala, comunque rispetto a 120 però, milioni percentualmente non è molto, però sicuramente rispetto agli 80 milioni complessivi 6 milioni sono una cifra significativa. Ecco, questo è un pochettino lo scenario. Qui dentro poi si muove tutto l'ambito culturale, quei famosi teatri di periferia che i cosiddetti 111 abbiamo... teatri, ecco. Tra cui rientra anche il Teatro Caboto. In maniera un po' estesa, 111 teatri sono quelli che risiedono nelle 8 zone diciamo di contorno, sì, attorno al centro del Comune di Milano, quelle che possiamo dire le zone di periferia, sì, anche se poi c'è la periferia, la semiperiferia, il semicentro. Infatti quelle del Caboto che sono in via Washington, che sono in periferia. No, non è particolarmente zona periferica, è un teatro che va avanti da sé, e quindi nel momento in cui ha un'ordinaria gestione riescono a barcamenarsi, okay, quando hanno delle spese di risistemazione delle strutture, però, e qui hanno fatto ricorso ai propri spettatori. Parliamo di una cifra... Abbiamo parlato di milioni, centinaia di milioni, però è una cifra ridicola in questo caso. Qui così si parla di circa 45 mila euro. Cioè, no? Che sicuramente per Teatro Caboto non era ridicola come cifra, per nulla, no, ma di fronte a certi numeri che abbiamo snocciolato poco fa è veramente... Per quello che noi diciamo che
ci deve essere una ripresa della situazione economica e quindi anche dei fondi che vengono erogati, una rivisitazione, perché se noi vogliamo fare un ragionamento dove le periferie acquisiscono una centralità, dobbiamo innanzitutto riconoscere ciò che c'è nelle periferie. In secondo luogo anche trovare delle forme di sostegno e di aiuto e non solamente emergenziali quando uno ormai sta affogando, no? Allora andiamo lì e vediamo se riusciamo a salvarlo, perché non funziona così. E infatti il Teatro Caboto si è salvato da solo, mi dicevi, cioè questi 45.000 euro che servivano per ristrutturare un po' il teatro, perché c'erano delle cose da sistemare, anche perché poi il rischio è che se non le fai poi non hai più l'agibilità, l'antincendio, non hai più le permesse, tutto. Sì, perché poi le regole poi bisogna rispettare naturalmente. Poi, non è che dire... A volte magari uno anche semplicemente vorrà rintonacare semplicemente perché gli piace cambiare colore, ma in certe situazioni invece sei proprio costretto a fare certi lavori, certo, perché sennò rischi che il tuo teatro non esista più. 45.000 euro che sono arrivati totalmente dal pubblico del Teatro Caboto. Dal pubblico hanno fatto un po' una richiesta, hanno lanciato un'idea di sostegno e quindi il pubblico, di cui un terzo è circa del quartiere, ma i due terzi vengono da fuori, quindi c'è questa osmosi anche delle iniziative culturali, delle proposte, la città si muove, basta però conoscere. Che insomma verrebbe da dire, se sapeva che c'era un pubblico così attento, mi viene da dire, Walter, magari al comune si poteva chiedere anche qualche soldo in meno di 45.000, cioè dire si facciamo troviamo una soluzione per fare un'idea, cioè è questa l'idea, di non è che per forza il comune deve arrivare a sistemare sempre tutte le pezze di tutti quanti, però come dire c'era la possibilità di magari trovare un'altra strada. L'importante è sapere che ci sono determinate cose, poi uno può intervenire in toto, in parte o magari niente perché non c'è questo tipo di possibilità, ma il problema è tenere sotto monitoraggio quelle che sono le situazioni che diciamo tutti aiutano la città a crescere. Walter, siamo in chiusura, abbiamo parlato di scuole di periferie, ci ricordi i prossimi appuntamenti? Scuole di periferie, abbiamo due prossimi appuntamenti che sono alla fine di novembre. Ok. E uno su storia delle periferie, particolarmente parleremo dei quartieri di Trenno e di Figino che in quest'anno celebrano il loro millennio. Poi magari spiegheremo che cos'è questo millennio. Beh, in particolare alla biblioteca rionale a Rara, in zona San Siro. Invece ci sarà sulla materia musica un prossimo incontro che sarà invece martedì 28 novembre nell'auditorium di Figino, dove protagonisti saranno i cori. Ecco, in più direi che vale la pena rammentare, anche perché probabilmente sarà l'oggetto della prossima puntata, che è quello un po' agricolo, domenica nel borgo di Trenno ci sarà la festa del ringraziamento, l'annuale festa del ringraziamento del mondo agricolo, che a Milano è presente in maniera significativa e anche organizzata tramite tra l'altro il DAM, Distretto Agricolo Milanese, e lo diciamo a chi ci guarda, è un'occasione per andare a vedere l'agricoltura. Eccolo. Perché è una vera fattoria, non bisogna andare chissà dove. Vederlo, basta andare in periferia, basta, no? Andare nelle a periferie milanesi caso. Noi abbiamo domenica 5 novembre, con partenza alle 10.30 ci sarà la celebrazione liturgica e poi nella piazza San Giovanni Battista in Trenno ci sarà anche l'asta benefica, ci saranno anche gli animali. Possiamo dire, non vi sembrate anche di essere a Milano, ma in realtà anzi Milano è anche quella roba lì, è proprio così. Ma Milano sicuramente, e lo diciamo a quei signori che ci stanno seguendo, come quella signora di ieri che ci seguiva da Corso Buenos Aires, che è rimasta colpita da un racconto che abbiamo fatto ieri su Baggio, ad esempio. Walter, ieri abbiamo parlato con una carissima signora che ha una bottega a Baggio, raccontava di Baggio, e questa signora da Corso Buenos Aires ci ha chiesto: ma dov'è Baggio? Voglio conoscere questo posto. Allora, ce ne sono tanti di posti così a Milano, ci sono dei posti, sono borghi, sono veri e propri borghi, Trenno è uno di questi, vi invito domenica ad andare e a scoprire che Milano non è solo grattacieli, città che a mio parere ben vengono, nel senso che siamo una città europea, siamo una città al passo coi tempi, ma anche al passo coi nostri tempi. I tempi di Milano sono anche quelli della nebbia che nessuno ci leva e ogni tanto arriva, e anche dell'agricoltura per fortuna, e quindi abbiamo la fortuna di avere ancora
posti come Trenno, tutta la parte del sud-ovest milanese, dove comunque c'è ancora un forte tessuto agricolo, venite a scoprirlo, venite a trovarlo. Domenica 5 novembre a Trenno, giusto? A Trenno, esattamente. E qui mi permetto... quello che diceva Fabio adesso, Milano, non conosce Milano, lo diceva Bonvesin dalla Riva nel 1288, l'ha detto la signora ieri in trasmissione, per quello in questo percorso biennale di A Scuola di Periferie, che sarà articolato in 60 incontri, abbiamo voluto anche mettere una materia che è quella della storia, la storia delle periferie, esattamente di tutti questi borghi che c'erano nell'antichità, ma ci sono anche adesso, sono incontrabili e si possono anche incontrare delle cose interessanti e inaspettate. Perfetto, Walter, grazie mille. Allora, ci vediamo martedì prossimo, sempre qui per parlare di periferie. Abbiamo già detto, parleremo forse di agricoltura, quindi cominceremo. Sarà il taglio sull'agricoltura. Questo tema. L'ospite dovrebbe esserci. Grazie mille, allora, ci vediamo settimana prossima. Allora. Grazie a voi e buona giornata. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come vi dicevo in apertura, domani salta Good Morning Milano. Ci rivediamo quindi giovedì. Buon Halloween per questa sera per chi festeggerà. Vedete, appunto, siamo una città comunque moderna, quindi accettiamo anche feste altrui che ormai ci hanno invaso in quella di Milano. Io vi do appuntamento oggi pomeriggio alle ore 18 col telegiornale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.